Wagyu, buonasera a tutti quanti. Faccio questo video per condividere con tutti voi un atto barbarico da parte di alcuni parcheggiatori siti a Piazza San Pasquale, a Rete Barretto. In pratica la morale di tutto Wagyu, a vittima su sta Dio. Quindi spero che con questo messaggio creeremo tutti insieme un dibattito intelligente oppure cercare di risolvere il problema. Come? Mo parlamme e a ragionamme. Allora, venerdì sera, in data... Primo coppo calendario. 11 dicembre mi recai con un mio amico ai baretti a San Pasquale a prendere un aperitivo, un drink, un cocktail. Avete presente quei parcheggiatori abusivi che si trovano vicino al bar Floro Caffè? Chi lì là? Sono 4, 5, 6 più o meno. Tra cui uno di questi, nucchiatona così grosso. No, cosa successe? Parcheggiammo sulle strisce blu, prendemmo il grattino e lo mettemmo sul cruscotto per non incorrere in eventuali verbali. Giusto? No, perché la legge dice questo. O sbaglio? Metti tu grattina? Se no, ma facciamo multa. E io ho fatto proprio così. Poi, chiusa la macchina, si avvicinano questi parcheggiatori. Mi chiedono, Wagyu, la bellezza di 10 euro. Perché? Perché ero con la mia Porsche. 10 euro mi cercarono. Io cosa feci? Per non creare tarantelle proprio perché ero con questo mio amico e non volevo farmi riconoscere, perché purtroppo quando mi parte a capo diventa un animale e non me ne passa più cazzo in nessuno, non tengo niente a che bere con nessuno, ma una sola cirra. Io dissi a questo personaggio: senti un po', te ne do 5, quando ritorno, se la macchina è in buone condizioni, te ne do altri 5. E lui: sì, va bene, tutto a posto. Si prese i 5 euro, io andai a bere il solito drink, ritornando a prendere la macchina, Wagyu, tutto il mio lato sinistro graffiato con le chiavi, tutto davanti fino indietro. A un certo punto non già viste più, o io cercando per mare e per mondo. Wagyu, ma da credere, se io trovavo, scamazzavo sotto i piedi. Me ne sono andato, arrabbiato, infuriato. Sono ritornato ieri sera, di sabato sera, nulla già acchiappata. Ora io vorrei dire a tutti voi, cercando di creare questo famoso dibattito, no? Ma secondo voi, io voglio capire che ci sta la fame, che ci sta la crisi, voglio capire che ci sono parcheggiatori abusivi che cercano l'euro, per l'amor di Dio, uno glielo dà pure perché capisce che ci sta, ho bisogno di mangiare e metto un piatto a tavola. Però che mi venga imposta una tariffa personale non mi sta bene. Cioè, 5 euro ricevere in base e tipologie macchine che si vanno a parcheggiare, a me non mi sta bene, ok? E questo messaggio lo voglio mandare anche alle forze dell'ordine locali, perché porca di quella puttana, voi avete le telecamere di sorveglianza lì, sapete bene chi è che lì fa il parcheggiatore abusivo. Voglio dirvi una cosa, se non siete in grado di far rispettare la legge, ok? Luata va mezza e la legge rispetta a menuglia. Ci facciamo rispettare a modo nuovo sta legge! Perché stasera i vado là e assisto gli attori in merda, o trovo, o scamazzo sotto i piedi, o faccio scia merda per bocca! Ok? Perché io dopo una settimana di lavoro, che non vado a pigliare un caffè oppure un aperitivo con un compagno mio, e mi faccio ritirare a casa, con un danno i 3-400 euro, perché ha già pittato tutto l'altra macchina, allora, cioè, io vorrei capire che amma fa. Dobbiamo fare gli imbecilli, cioè nel senso che ci graffiano la macchina e dobbiamo chiamare alle forze dell'ordine. Scusate, mi hanno graffiato la macchina, voglio correre qua. Ma voi non decidete, ma chi stai che può trovare a quest'ora? Facendomi capire. Allora, ecco che la legge adesso io, il messaggio che voglio mandare a tutti questi, a tutte le persone che mi seguono, a tutti i miei amici, il messaggio è questo qua. Wagyu, d'ora in avanti, se andrete ai baretti di San Pasquale e troverete quel gruppo di parcheggiatori, non dategli nulla, però attenzione, state sotto rischio che vi verrà fatto uno sfregio alla macchina. Allora, Wagyu, attenzione, questo messaggio lo voglio mandare ai ragazzi maggiorenni, ragazzi adulti, non ai bambini, non ai bambini, ok? I bambini ascoltate, però fate finta che questo messaggio non lo state ascoltando. Io mi rivolgo agli adulti. Quando troverete quel gruppo di parcheggiatori, Wagyu, facetene una paliata. La tavattara! La tavattara tutta imbottigliata! Perché così faccio? Non tengo pace! E ieri sono chiuso e non l'ho trovata. Stasera va a grata, adesso dopo faccio una paliata che non si ascolta più! E di notte ci spezza! Ci spezza! A così per il migliore! Ok? Perché, vo ripeto, io posso ammettere che stanno parcheggiatore che aveva bisogno! Ce ne voglio pure 10 euro, perché... No, perché mi fa una cosa in sto stomaco, perché ha da mangiare! Ed è giusto che mangia! Però che tu mi vieni a cercare...
5 e 10 euro, perché o vengo con Mercedes, o vengo con Porsche, non è fatto proprio bene. Io di te mi ricordo bene, porca merda! 2 anni fa, io con l'ML venni sempre, anzi dove stava la mela è il locale a Via dei Mille, io parcheggiai la macchina lì, ok? Ti pigliasti 5 euro, dopodiché mi facessi trovare vetri sfunnate, ti rubasti addirittura a cinque sono ma cugina, a cintura in dana a borzo, cioè, ma mettete scorna, puzzate fama! Fa una faccia tanto, ma che ti vedo? Ti giuro, ti schiatta sotto i piedi! Come si fa che scarrafur, ta, così, ti scamazza! Cioè, vi manda a pagare una cosa, secondo voi, no? Anche a voi, ragazzi, a tutti quanti voi, una cristiana che cerca 5 e 10 euro, perché, secondo voi, perché? Perché, guagliù, dietro a questi personaggi c'è la malavita locale. Loro hanno sparto con questi suoza. Babbo, perché non è possibile che la macchina tua mi circa 5 euro e 10 euro. Quando poi o parcheggio, come siamo, parcheggia il Rimberto Vanilla Caffè, si piglia 7-8 euro, un'ora e mezza. Tu mi circa, cioè, tu mi circa 5 euro, dice, cioè, ma arrostaia, strunzo! E le forze dell'ordine se ne fregano. Loro che dovrebbero tutelarci, se ne fottono. Allora ecco il mio messaggio, la legge, facciamocela rispettare da soli. Guardi, solo così potremmo avere un po' di rispetto, perché ne, cioè, a me non mi sta bene, punto. Io dopo una settimana di fatica mangio a piano caffè, e voglio papà, a giù papà comune, ok? A cattu gratti, a mettere la macchina con poi strisce blu, ok? Papà che le caccia papà, però non è che a giù papà comune, e poi a giù papà pure parcheggiatore, perché poi quando vengono i guardie, chi si casa ne fu, una multa a chiappiamo stessa. Quindi voglio dire una cosa, ma voi la macchina, ha guardato o non ha guardato, ma che no, a me il cervello mi è partito proprio, cioè ormai ha preso il sopravvento. Non mi interessa, stasera già va tra chiesto. Cioè voglio capire una città così bella, così bella, cioè deve essere popolata da schifezza, da spazzatura del genere. Cioè, da persone che onestamente per me è un'offesa alla razza umana. È proprio un'offesa. Allora ecco la mia denuncia, ragazzi. Da oggi in poi non date più un euro a questi parcheggiatori del cazzo, ok? Si dice un coccoso, 3, 4, 5, guagliù, abbuffate le mazze, la da rimanere in terra, guagliù, che mazze è baseball, che mazze, basta che rimanete in terra, sanno l'uvizio si mettere là, dove cazzo sta gente, ok? Perché qua tutto qua andiamo a fare onestamente la mattina, gli altri ci si fa una scelta in vita mia, o potevo fare pure io malavitoso, perché la capa che lei, la capa ormai a me è pazza, ok? Non l'ha già voluto fare, ci deve affaticare. Ok? E sto faticando onestamente i pavettassa, ok? Io guardo a catto grattini blu, io comune pavettassa! E si guarda a uno strunzo che sta insieme, di 4 o 5 strunzo, che vanno a venire a dombro cazzo! Allora diamo buono, ma giù! E schiatta! E faccio male! Mi faccio male veramente però, ma giù! E scamazzo tutti i piedi! Non pavate ciò a nessuno! Hanno fipposa la fama perché non si merita niente! Non si merita niente! Punto e basta!